Ciao raga, bentornati sul mio canale, come state? Spero bene. Oggi we are back con il nostro ospite speciale, Pucio. Comunque sono bianca perché ho già fatto la base per il make up che adesso andrete a vedere. Non è colpa tua se sei nata così a me. Smetti. A me piacciono le bianche. Come sapete raga, Halloween è vicinissimo, cioè è letteralmente domani. E come al solito io e Pucio nella nostra vita ci riduciamo sempre all'ultimo a fare le cose. Però nonostante ciò abbiamo avuto una grande idea. Una splendida idea. Anzi, penso l'idea migliore del 2000. Stai esagerando ovviamente. Okay. Questa idea vuoi spiegarla tu? Ragazzuoli miei! Allora, non sappiamo in quanti di voi conoscano Jujutsu Kaisen. O in generale guardino gli anime, però speriamo in tanti. Soprattutto se siete nostri fan dovete cominciare a guardare gli anime. È un anime uscito in realtà tipo nel 2021. Sì. Di cui però quest'anno è uscita anche la seconda stagione. Che sta continuando ad andare adesso tuttora. Ogni giovedì esce un episodio. Idem il manga, che per chi non sapesse è il libro, ok? Dove viene narrata la storia. Sta continuando ad andare avanti. Poi dai manga appunto vengono estrapolati gli anime. Quindi vengono animati. E io e Alice siamo letteralmente innamorati di questa serie. E quindi per Halloween cosa fare se non due personaggi più belli importanti della serie. I personaggi in questione di cui stiamo parlando sono Gojo, che rappresenterò io. Non mi chiedete perché. Ovviamente lo farò in versione femminile. E io invece farò Sukuna. Comunque, tranquilli che noi non daremo nessun tipo di spoiler. Sono due personaggi che comunque si scoprono e si vedono fin da subito. Quindi potrete guardare il video in tutta tranquillità. E in più, se non l'avete cominciata, cominciare la serie per rimanere al passo con noi. Mio padre ha scoreggiato probabilmente. Comunque, quindi iniziate a vedere questo anime perché è fantastico. Poi noi siamo due nerd. In realtà più io, Alice, no. Però guardate la mia collezione bellissima che si vede in molti altri miei video. Tutta questa roba che vedete è tutta una collezione di anime, manga e lì sopra ci sono le action figure. Anime, cioè tu c'hai proprio gli episodi. No, ho sbagliato, volevo dire manga. Quindi siamo pronti per il trucco. Ho preso tutto il necessario per fare tutto. Tra cui una parrucca con i capelli bianchi. Le lenti a contatto adesso sono al contrario per gli occhi di Gojo che sono il suo tratto significativo. Azzurissime che io non metterei mai perché raga mi fa troppo senso mettermi le lenti a contatto. A me mi riesco a toccare anche l'occhio. A me fai schifo, non ti voglio vedere mai più, ti lascio. Ok, e poi ho preso anche le ciglia bianche. E per Gabriel in realtà servirà tipo solamente un eyeliner perché dovrò fargli i disegni sul viso. Io, come già vi ho detto all'inizio, ho già fatto la base, se notate sono bianchissima. Ma anche Sukuna è bianco. Vabbè, sono la versione Disney di Sukuna. Ok, però dato che io devo mettermi parrucca, lenti, tutto, direi che faremo prima il più semplice, quindi Sukuna, cioè Gabriel, perché lui non è Sukuna. Se fosse Sukuna ovviamente sarebbe molto più bello. No, più bello non nel senso tu. No, aspetta, adesso inizia. Iniziamo basandoci sulla foto che avete visto prima, quindi questa qua. Adesso lo vado a truccare. Però adesso prima gli leghiamo i capelli perché sennò non riesco a truccarlo. Bene. Perché io odio sempre questo passaggio? Iniziamo. Allora, per fargli il trucco di Sukuna, mi sono munita di eyeliner, ovviamente. Ma tu sei sicura che sei brava a disegnare? Alice in realtà è molto brava a disegnare, ah, ok? Ecco. Cioè, io ho visto alcune sue cose, alcuni suoi disegni ed è molto brava. Però non ti vedo disegnare da un bel po' di tempo. Vabbè, perché non ho più tempo di farlo. Sono brava, tranquillo, ok? Fammelo simmetrico, è bello, voglio essere un Certo, figo. ma infatti ora ti faccio prima le linee, scemino. Ma come faccio a parlare se tu mi devi disegnare? Ma Non no, posso. amore, sto facendo solo le cose simmetriche adesso. Ah, ok. Mamma mia, che tocco, che delicato che c'hai, però lo sai. Sì. Sei così bella. L'ho pure struccato. Proprio per questo. Beh, cagare, va. Sai come mi piace, no? No. Come mamma ti ha fatto. Nuda? Sì. Mi fa troppo ridere. Sukuna? Sì. Devo fare anche il sorriso come suo per farti capire meglio. No, è un po' cringe. Ma tu sei cringe. Beh, anche. No, amore, tu sarai veramente molto cringe con raga, Gojo dopo. quello che volevo dirvi è che, cioè, io premetto che ho preso tutto, però non so veramente come uscirò, raga. Ma dai, immagina, Alice con i capelli. Già sei bianca, poi con i capelli bianchi e gli occhi azzurri. Vabbè, anche lui. Cioè, ti rimando, boh, in Polonia. Ok, adesso prendiamo un po' le misure. Poi Aia, sento i peletti della barba che vanno in contropelo. Ok, adesso fra poco, raga, vi skipperò un po' questa parte perché io in realtà non volevo neanche farla, però Gabriel non si fida di me. No. Ok, ho fatto tipo la base molto storta che adesso andremo a sistemare, però comunque c'è. Io ancora non mi sono guardato allo specchio, però da quello che vedo sembra figo. Vediamo come esce alla fine. Dai, mi aiuterò con il righello così viene dritto. No, non ridere, lo so che non respiro. Su questo puntino, no, magico. perché mi serve per una linea. Cos'era sta faccia schifata? No, aspetta, che mi serve un secondo. Questo è un arco. No, L'ho visto dalla telecamera che è ok, un fammi arco. finire.
Già meglio, già meglio, già meglio. Allora, finisco la parte di contorno delle guance e vi mostro. Io ancora non mi sono visto, però Alice sembra felice. Sotto sembra che è fatto male, però adesso ho finito quei margini, devo ancora riempirli tutti di nero. E intanto sto facendo un po' il contorno di bianco, così sistemo bene le linee. È una dottoressa! Sì. Facciamo un bambino? No. Facciamo un bambino? Amore, mi faccio sbagliare pure il bordo bianco. E mo? E mo, stai zitto. I bordi bianchi bellissimo, giuro. Guardate che bello. Sono molto meglio che i bordi bianchi. Cioè, te li sfumo un po' comunque. Ora andiamo a colorare di nero. Ah, finalmente! Non vedo l'ora di vedermi. Ci riesce? Amo, è bellissimo! È impazzito. Poi succuna col fiocchetto leopardato, giuro, troppo lui. Ah, è vero, ho rovinato tutto. Bene, ora è il mio turno. Innanzitutto vi spiego quello che faccio e successivamente Gabriel vi racconterà la storia dei due personaggi. Ma prima di tutto vado a mettermi un dolce vita, quindi col collo alto, perché Gojo nel suo vestito ha il collo alto, nero, anche se in realtà è blu scuro, ma io non ce l'ho. E poi, come prima cosa, vado a mettermi le lenti, perché dopo mi trucco, mi finisco di truccare. E infine parrucca e tutto. Bene, adesso vado a mettere la maglietta. Ok, dolce vita come il suo messo, anche un po' più larghino. Allora ricordatevi che per mettere le lenti dovete sempre lavarvi, disinfettarvi le mani e tenerle nella soluzione salina. Intanto che Alice finisce... Oh mio Dio, che cosa ho appena visto! No amore, fai paurissimo, io ti lascio. A parte che vedo malissimo. Oh, mi stai facendo venire da piangere, vedi male? Oh, mi lacrimano gli occhi a guardarti. Intanto che Alice finisce tutto il suo trucco, io vi racconto un po' la storia dei due personaggi che stiamo andando a fare. Il mio personaggio, Sukuna, è il cattivone della serie. Cosa stai facendo? Una foto al mio occhio. Questo Sukuna è conosciuto come il re delle maledizioni. Infatti viene conosciuta come la maledizione più forte di tutti i tempi. Che cosa succede nella serie di Jujutsu Kaisen? Praticamente Sukuna, che un tempo era un umano, si è autosigillato in un oggetto maledetto. Io intanto ho messo le lenti. Io spero che Gojo non ci veda veramente così male, perché è un problema. Solo che il potere di Sukuna era talmente tanto immenso che ha dovuto non chiudersi in un oggetto maledetto, ma bensì in 20, che sono 20 dita. Come comincia la serie di Jujutsu Kaisen? Comincia che il nostro protagonista, in questo caso si chiama Yuji Itadori, mangia una di queste dita maledette, diventando così il contenitore di Sukuna. Quindi Sukuna adesso vive all'interno di Itadori, che è il protagonista della nostra serie. Quindi questa è la storia del nostro Sukuna, che è l'antagonista principale della serie. Comunque, scusate un attimo se lo interrompo. Adesso io ho messo le lenti. La base in realtà l'ho già fatta, perché la sua è molto... cioè è bianca praticamente. Ando principalmente a fare gli occhi. E per farli... Mamma mia, ma sono un figo! Allega la foto, quella dove sorride. Mettimela a fianco. Alice del futuro. Ora io per truccarmi andrò ad utilizzare queste ciglia bianche, perché anche lui ce l'ha bianche, e mi farò il mio solito eyeliner più o meno con questa matita bianca che abbiamo utilizzato per fare i suoi contorni. E poi vabbè, andremo a metterci qualcosa sulle labbra e poi procediamo con la parrucca. Nel mentre io lo faccio e lui finisce di parlarvi. Adesso, chi è il personaggio che sta facendo Alice se non è il protagonista? Dovete sapere che Jujutsu Kaisen è un anime dove il protagonista è tutto tranne che il protagonista. No dai, non è vero. No, però no, no, più no. O meno. Il personaggio che sta facendo Alice si chiama Gojo. Chi è Gojo? Gojo è lo stregone più forte e potente in assoluto in tutto Jujutsu Kaisen. Che cos'è uno stregone? Praticamente in Jujutsu Kaisen ci sono gli stregoni e gli spiriti maledetti. Gli stregoni vanno a caccia di spiriti maledetti, perché gli spiriti maledetti sono maledetti. Seminano il panico, uccidono la gente. Più uccidono gente, più diventano forti. Infatti Sukuna è uno di quegli spiriti maledetti che ha ucciso. Però è figo. Sì, ce ne sono alcuni fighi, altri fanno schifo. Cioè tipo questo fa schifo e questo è un figo. Allora raga, comunque io dovrei farmi anche le sopracciglia bianche, ma dato che ho appena fatto il trattamento eviterò. Perché Gojo ha anche le sopracciglia bianche? Beh, penso di sì, ha i capelli bianchi. È un albino. Sì, io no però. Quali sono le tecniche speciali di questi due personaggioni? Le tecniche più potenti in assoluto in tutto Jujutsu Kaisen sono le espansioni di dominio. Quindi loro fanno tipo questa mossa qua, oppure questa mossa qua, oppure così. E apre un loro dominio che crea tipo una specie di sfera dove all'interno le regole all'interno di questo dominio sono scelte dal proprietario del dominio, cioè da colui che ha attivato il dominio, e si basano principalmente sulle tecniche che usa quella persona. Sukuna come espansione di dominio ha il Malevolent Shrine. Andate a cercarlo. Ancora non si sa quali siano le caratteristiche vere e proprie del Malevolent Shrine. Si sa solo che all'interno c'è un tempio ed è tutto oscuro e ogni persona che ci entra dentro tipo viene disintegrata. Invece la tecnica di Gojo, quindi il personaggio che sta interpretando Alice, è l'infinito. Fine. Il nome fa per sé, cioè infinito. La sua tecnica è l'infinito. E quindi niente raga, di per sé la serie è veramente figa, quindi in realtà ve la consigliamo parecchio. Cioè poi magari da questo
racconto voi direte ok, stregoni, robe così, che schifo. Anch'io lo direi, ma vi assicuro che no, raga, spacca, dovete vederli per capire. Se non avete mai visto un anime, in realtà anche questo è abbastanza leggero da qui cominciare, si può fare. Sì, ha 2 stagioni, basta. Poi ricordatevi che negli anime gli episodi durano 20 minuti in realtà. Adesso mi finisco il make up, metto l'altra ciglia più labbra e parrucca e ci sono. Eccomi, raga. A parte che fai molto schifo, proprio sinceramente, cioè parlando. Però è carino. Ora che ho fatto il make-up, sono molto inquietante, devo mettere la parrucca. Oh, è arrivato quel momento? Quel momento. Innanzitutto mi devo mettere la cuffiettina per la quale poi diventerò letteralmente un uovo. Girati. Raga, eccomi qua. Facciamo che metto la parrucca e vi faccio vedere, ok? Ci siamo! Cioè, in realtà Gojo avrebbe anche occhiali da sole oppure la fascetta, però se mi metto la fascetta la mia cosa va via. Eccoci qua! Io ovviamente sono più bella. Alice! Cioè, vuoi mettere Gojo con Sukuna? Dai! Comunque questo è il nostro travestimento per Halloween e dai, direi che è approvato. Siamo molto felici di come è venuto. Speriamo di aver convinto qualcuno di voi a guardare questa bellissima serie. Noi siamo innamorati. No raga, vi assicuro che è veramente bello, se no non l'avrei mai guardato, giuro, ve lo assicuro. Ho anche comprato i manga per continuare la storia. E niente raga, fateci sapere cosa ne pensate del nostro makeup, travestimento, quel che l'è insomma. E detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare se vi è piaciuto di più il mio trucco da Sukuna o il trucco di Alice di Gojo. E fatemi sapere da cosa vi travestirete voi ad Halloween, perché io sono molto curiosa, io adoro i travestimenti e tutto, come potete ben notare. E detto questo, noi vi salutiamo, vi mandiamo un bacio e ci vediamo al prossimo video.